qualcosa degli stati generali? No, in realtà ho notato adesso che c'erano tante camionette della polizia, però no, non sapevo niente. Tanti posti proprio qua sono venuti, noi cerchiamo un po' di pace per venire qui a Villa Panfili. Villa Panfili deturpata da un milione di veicoli a benzina. Per l'esperto del denaro pubblico. È un evento blindato, ma qui non ha accesso alla stampa. Le solite cose inutili, quindi. Tutta l'Unione Europea che conta. La... Di Maio si nasconde. Si nasconde. C'è paura che te leggiamo il labiale. Da mascherina. Secondo me è una grandissima buffonata. Dovrebbero cominciare a camminare per le strade a vedere la vita reale. Un nuovo modo di fuorviare la situazione è abbastanza tragica. Non hanno nessun tipo di soluzione. Ho pensato che si volevano prendere un po' d'aria a Villa Panfili. Qui nessun cittadino gli può rompere le scatole perché sono ben... Io li vedo tutti fuori che camminano, che passeggiano. Quindi... In altri posti forse avrebbero avuto delle critiche. All'entrata ce n'è una di manifestazione, però solo lì perché qui non li fanno entrare. Che cazzo sono questi stati generali? Perché la gente normale, io non ce la vedo, io ci sta Confindustria, so che ci sta Colau. Gli stati generali in Francia non portarono fortuna perché dopo la convocazione scoppiò la rivoluzione. Gli stati generali per Conte porteranno fortuna? Speriamo che sia la stessa cosa, ma rivolta dei lavoratori. Sentite come il popolo fuori dalla reggia di Versailles? Assolutamente sì, certamente con le brioche non si campa. C'è una kermesse che balla intorno ai 173 miliardi che saranno disponibili per il nostro paese, tutto orientato dalle imprese, alle multinazionali. Qualcuno l'ha paragonato al Bilderberg a 5 Stelle. È scandaloso che il futuro del paese venga fatto a porte chiuse. Di Maio ha chinato la testa su tutto. Power to the people. Una crisi di questo tipo non è una crisi che si può soltanto risolvere in un'elite che si chiude in un palazzo. Può essere il mondo dell'impresa. Ci sarà proprio un conflitto di interessi di fondo. Insomma, lì c'è il clero, la nobiltà e fuori c'è il terzo stato. Esattamente così. Questo è il problema. Conte è stato paragonato anche al Re Sole, che si è montato un po' la testa, ha fatto il sovrano in questa pandemia. Sinceramente non mi sento di dire che Conte si è comportato male, anzi. Adesso che fa? Sbirci un po'? Sinceramente non me ne frega niente, continuo a correre.